Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali per tenere in piedi di riserva l'organizzazione di un potenziale colpo di Stato a giovani neofascisti, anzi neonazisti. Andreotti, Fanfani, Rumor e almeno una dozzina di altri potenti democristiani dovrebbero essere trascinati sul banco degli imputati. Quante persone ha preso? Vattimo a vedere, una donna con un bambino in braccio. Si vede solo le gambe. Sa che c'è ancora pericolo qui, signore? Potevano farlo prima allora, non adesso che è successo. E salvare tutta la gente. Bellata, non so se le chiesero di tolerarsi i servizi perché i due pedali rigurgitano, vengono trasportati i corpi in modo stabilito. Il ministero della gente riporse il nome scomparsa, l'ufficiale dei carabinieri indagato per furto aggravato accusa i servizi di sicurezza. In questa storia è che ci sono 81 vittime. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Quando candidiamo e mandiamo in Parlamento personaggi che sono stati condannati per mafia o sono stati condannati per corruzione, quando offriamo il modello culturale che il successo comunque raggiunto è l'unica cosa che conta, noi non possiamo pretendere dai governanti un tasso di moralità superiore ai governanti. Cioè dobbiamo fare i conti con i modelli culturali che offriamo. L'incontro che si realizzò alla fine degli anni 70 fra lo stesso presidente Berlusconi e mafiosi del calibro come Stefano Bontade e Mimmo Teresi. Da magistrato un ringraziamento particolare lo voglio formulare intanto ai giovani e meno giovani che hanno animato e animano le attività di associazioni e comitati come quelli delle agende rosse e delle scorte civili. Cuffaro Salvatore alla pena di anni 5 di reclusione. La bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.